I satelliti Iridium. Iridium è un sistema di satelliti per telecomunicazioni, il cui nome deriva dall'elemento iridio, che nella tavola periodica degli elementi è il 77, esattamente pari al numero di satelliti, che il progetto prevedeva di mettere in orbita. In realtà, a fine luglio 2018 solo 72 in orbita, di cui 66 operativi, il cui numero nella tavola periodica identifica il disprosio, e 6 di riserva. I satelliti sono definiti a bassa quota Oleo, Low Earth Orbit, 780 km dalla superficie terrestre, ed offrono, grazie anche alla commutazione diretta effettuata a bordo dei satelliti, una qualità di trasmissione simile ai cellulari terrestri, limitando il ritardo tipico dei satelliti in orbita geostazionaria o geo-geostazionaria Earth Orbit, posizionati a circa 36.000 km dalla superficie terrestre, quali Turaya ed Inmarsat. Descrizione. Il sistema Iridium è l'unico servizio di telecomunicazione satellitare globale, è possibile utilizzare infatti i servizi Iridium in tutto il pianeta comprese le aree polari. Recentemente è stato inglobato nel Tsunami Warning System in quanto il sistema Iridium continua a fornire il servizio anche in caso di terremoti, uragani, inondazioni e disastri naturali, anche se una o più stazioni di Perra, Gateway, venissero distrutte, la continuità del servizio è garantita dall'ISL, Intersatellite Link, con cui è possibile instradare le chiamate direttamente attraverso i satelliti. Questa caratteristica insieme al fatto che le comunicazioni non sono influenzate dalle condizioni atmosferiche, rende l'Iridium un importante mezzo di soccorso in caso di calamità naturali o disastri. I terminali portatili Iridium supportano l'invio barra ricezione di SMS, servizio non attivo da barra per i GSM italiani, ed email, ed hanno una porta mini USB per la connessione dati a bassa velocità 10 kB barra S. Sono anche disponibili dei terminali per installazioni fisse su imbarcazioni in grado di assicurare oltre ai servizi voce anche la possibilità di connettersi ad internet a banda larga. Caratteristiche astronomiche. I flare. Un Iridium flare è un fenomeno ottico visibile ad occhio nudo sulla sfera celeste, causato da satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra, in particolar modo dai satelliti Iridium. Accade quando le loro antenne riflettono la luce del Sole direttamente verso la Terra, creando un fascio di luce in movimento veloce in grado di illuminare una striscia ampia di una decina di chilometri, e lunga centinaia, sulla superficie terrestre. Questi flash possono essere molto luminosi, facilmente di magnitudine meno 4, e fino alla magnitudine meno 8, ma eccezionalmente possono arrivare alla meno 9,5. Possono essere osservati persino di giorno, sapendo bene dove si verificheranno. Descrizione del fenomeno. Se ci si trova in piena fascia di transito, ad occhio nudo, si osserva all'improvviso un debolissimo punto luminoso comparire in cielo, il quale si sposta con moto rettilineo ed uniforme nella volta celeste. Man mano che si sposta, la sua luminosità aumenta gradualmente sino a raggiungere un livello massimo, il picco di magnitudine, che precede un'altrettanto graduale diminuzione della luminosità, conservando sempre lo stesso moto, sino a completa sparizione del punto luminoso. Tutto questo normalmente può durare da meno di 5 a una trentina di secondi e occupare porzioni fino a qualche grado, l'ampiezza del palmo stendendo il braccio. Non bisogna confondere gli Iridium flare, dovuti alla riflessione del Sole su antenne molto grandi e lucide, con i passaggi di satelliti brillanti, in primis la Stazione Spaziale Internazionale, detta anche ISS. Tali passaggi possono durare anche alcuni minuti e attraversare l'intera volta celeste, ma la luminosità del satellite varia meno e soprattutto con lentezza. Alcuni Iridium flare, invece, sono quasi istantanei e colgono del tutto alla sprovvista l'osservatore occasionale. È teoricamente possibile, in condizioni meteo ottimali e totale oscurità, osservare il fascio di luce del centro del flare proiettato verso il suolo, avvicinarsi al sito di osservazione e riallontanarsi. Ciò può avvenire con un Iridium flare molto luminoso, almeno magnitudine meno 8, magari stando in cima ad una montagna. La cosa è del tutto analoga alle eclissi totali di sole dove, se la natura del terreno lo consente, è possibile osservare l'arrivo dell'ombra lunare. Visibilità. Utilizzando software specifici o affidandosi a siti internet dedicati come Avens Hub è possibile creare delle effemeridi precise di tutti i flare visibili dalla propria zona, orario, coordinate celesti, magnitudine e distanza dal centro del flare. Infatti non sempre capita che il riflesso del satellite illumini in pieno il sito di osservazione, quindi se si vuole osservare appieno il fenomeno bisogna spostarsi di alcuni chilometri lineari verso il centro del flare, ovvero la zona di massima intensità luminosa.
Basti pensare che la differenza di luminosità del medesimo Iridium flare, se osservato a soli 6 km dal centro, può variare di un magnitudine, se ci si sposta di 20 km anche il doppio. Non vi è una legge precisa al riguardo, dipende solo dall'inclinazione delle antenne e dalla posizione del satellite rispetto all'orizzonte e il Sole. Data la loro scarsa fama ma notevole visibilità, è molto facile che le persone scambino gli Iridium flare per strani oggetti volanti o persino per stelle, che cominciano a muoversi per poi spegnersi. Il fenomeno è noto dalla metà degli anni 90, soprattutto per gli astrofili impegnati nella fotografia astronomica. Oggi il fenomeno è assai più conosciuto, anche se la maggioranza delle persone non lo conoscono. Documentare un Iridium flare. Essendo fenomeni luminosi visibili ad occhio nudo, è possibile documentare il fenomeno su supporto video fotografico. Va ricordato che nel caso di un supporto video si può apprezzare la comparsa e il movimento del flare sul campo celeste. Qualora invece usassimo un supporto fotografico, è obbligatorio usare tempi di posa lunghi, almeno sopra i 15 secondi. Sotto tale tempo non sarebbe visibile il campo celeste e quindi si otterrebbe solo una traccia bianca su campo nero. Usando un tempo più breve si vedrebbe solo un punto luminoso su campo nero. Lavorando in posa B è possibile documentare il fenomeno, col solo risultato però di vedere una striscia bianca sul cielo, leggermente panciuta al centro. L'uso di obiettivi grandangolari o teleobiettivi dipende dalla lunghezza del percorso apparente del flare.